Santa Martina. Nel 1634 Urbano VIII, avendo scoperto le reliquie della martire, ripropose ai romani la devozione di Santa Martina. Urbano VIII ne compose l'elogio, invitando ad onorare la santa e martire dalla vita immacolata e dalla carità esemplare. Le notizie storiche sono poche, la più antica risale al VI secolo, quando Papa Onorio le dedicò una chiesa nel Foro. Figlia di un nobile romano, fu arrestata per la sua aperta professione di fede e condotta davanti ad un tribunale fu condannata. Trascinata davanti alla statua di Apollo, la fece andare in frantumi provocando un terremoto che distrusse il tempio. Fu la spada a porre fine alla sua esistenza, troncandole il capo. È invocata per guarire le coliche.